faccio io. Il mio sì. Ciao a tutti, io vorrei farvi i complimenti. Quante ore è che state qua? Ma veramente fedelissimi. Però stavolta anch'io mi merito i complimenti, perché ho preso, vengo da 17 ore d'aereo direttamente da Quito, direttamente qua. Di sabato sera, sicché stare sul divano, stiamo qua. Cioè veramente, guardate, questo è l'esempio del Movimento 5 Stelle. Paola viene da una settimana di battaglie incredibili a farsi insultare da questi maiali. Maiali, e, ma, oltre ad essere maiali, sono dei macellai della Costituzione. C'è anche la televisione, il TG3, ripeto, sono dei maiali e dei macellai della Costituzione. E viene qui di sabato sera, veramente complimenti. Io. Comunque, che dobbiamo dire? Nulla. Stiamo andando bene, stanno provando. Io ho capito, al di là di Marino, io ho capito che, ahimè, e veramente il mio intervento durerà un attimino, durerà pochissimi secondi. Io ho notato che da quando il Movimento 5 Stelle è nel palazzo, nei palazzi, nelle istituzioni, avviene quel che avverrebbe quando un ladro in una casa privata ascolta in lontananza la sirena della polizia che arriva. Che cosa fa quando un ladro sente la sirena della polizia? Arraffa tutto quello che può arraffare, pensando che ha gli ultimi secondi disponibili appunto per arraffare quello che può arraffare. Ecco, sta succedendo nelle istituzioni più o meno la stessa identica cosa. Loro sanno che stiamo crescendo, provano a farci la guerra, continueranno a mentire, a farci le pulci su qualsiasi stupidaggine, perché sanno che andremo al governo e di Roma e dell'Italia. Succederà. Quindi che cosa fanno? Arraffano il più possibile, e questa della sirena della polizia per qualcuno non è una metafora, cioè qualcuno, qualche politico effettivamente sente appunto la sirena della polizia, ci sono i poliziotti che io ringrazio esortandoli sempre ad arrestarli, non tutti ma quasi tutti, perché è così. Io credo che stiamo... Nello specifico, davvero concludo, stiamo crescendo come forza di governo, siamo maggiormente credibili. Io vi invito a venire ad Imola il 17 e 18, perché presenteremo tutte le nostre proposte come forza di governo. Cioè, per la prima volta sapremo esattamente che cosa azioni farà il Movimento 5 Stelle, quali azioni farà il Movimento 5 Stelle una volta diventato governo del Paese, sotto tutti i punti di vista, dalla politica fiscale, alla politica monetaria, alla politica estera, alla politica economica, alla sanità che stanno sventrando, di cui si occupa Paola Taverna, perché stanno sventrando, no? Con la scusa ti ho abolito qualche cosina, qualche tassa, poi sapete che escono a destra e rientrano a sinistra, stanno sventrando lo Stato sociale come non era mai stato fatto neanche da Berlusconi. È questo, è incredibile, e lo fanno, ripeto, questo è fondamentale che dobbiamo capire, davvero concludo. Prima utilizzavano soprattutto le menzogne, i milioni di posti di lavoro berlusconiano che non c'erano. Oggi, oltre a utilizzare la menzogna, utilizzano una truffa che è la truffa semantica, cioè cercano di, per far digerire, per fare in modo che noi possiamo digerire dei fenomeni osceni, cambiano il nome ai fenomeni stessi, cioè chiamano aggiustamenti strutturali delle riforme appunto da macelleria sociale che distruggono la sanità pubblica a vantaggio della sanità privata, distruggono la scuola pubblica a vantaggio della scuola privata e distruggono i trasporti pubblici, magari dando colpa, anche qui a Roma danno colpa non ai dirigenti corrotti o ai politici che si sono mangiati l'ATAC, ma al concetto di trasporto pubblico. Il pubblico non funziona, funziona esclusivamente il privato. Vedete come ci provano ad intortare? Ora, voi che siete dei santi, ripeto, a stare chiuso, sono le 9, dei santi, io credo che li dovremmo pagare per favore 80 euro a testa. Oltre ad essere dei santi, voi siete assolutamente informati. Noi stiamo crescendo, stiamo andando in televisione. Quando andiamo in televisione non ci facciamo interrompere, provano ad interromperci, noi andiamo dritti pensando non al giornalista davanti ma a chi ci sente a casa. Gli interventi che fanno i nostri colleghi questa settimana in Senato sono i migliori, anche i più alti dal punto di vista costituzionale, i più alti, ascoltate gli interventi, no, eravamo protesta noi, presentiamo soluzioni su ogni problematica, ci occupiamo della povera gente, ci occupiamo delle imprese tagliandoci gli stipendi, e sono partite 250 imprese ad oggi con i soldi nostri, è così, siamo una risposta, siamo in crescita, purtroppo
Il Partito Democratico è ancora forte, Renzi è forte perché è capace in televisione, poi appena andiamo noi che andiamo abbastanza bene, no, si sollevano i problemi, gli editti bulgari e non ci vogliono più a far andare in televisione, attaccano Rai 3, no, i grillini stanno troppo in TV. Io l'ultima volta che ero andato in Rai a maggio, e per essere andato a Ballarò la settimana scorsa è successo tutto quel disastro. Ma è normale, non ci lamentiamo di questo, anzi prendiamo questi attacchi come la consapevolezza che evidentemente stiamo lavorando bene. Oggi si discute Marino a destra, a sinistra, il viaggio, chi ha pagato, per carità, cose importanti. Noi oggi, questo è un segnale, stiamo di sabato sera in una periferia perché le periferie sono abbandonate e mentre la maggior parte dei giornali parla, ma è stato invitato o non invitato? Le periferie sono abbandonate, c'è tossicodipendenza, disoccupazione, c'è povertà, c'è sporcizia, c'è insicurezza. Abbandonate, perché questi qui nei palazzi si stanno ancora provando a spartire quattrini del Giubileo e qualcuno ha paura a dire le cose come stanno perché è la Repubblica fondata sul ricatto. Questa Repubblica fondata sul ricatto, se non sei ricattato all'interno dei partiti non ti fanno mica entrare nei posti di comando. Devi essere ricattabile, così tu sei, puoi essere controllato. Per questo il Movimento 5 Stelle fa paura, perché non siamo ricattabili, perché non abbiamo preso una lira di quattrino pubblico, perché non c'è un lobbista che ci finanzia. Io l'altro ieri sono intervenuto a Quito, in Ecuador, e io ho raccontato il Movimento 5 Stelle, la rivoluzione che stiamo facendo, e credetemi, c'erano, parte l'intervento che ho fatto è stato mandato in tanti canali, nella televisione argentina, qua ci censurano, ma soprattutto io vedevo gli occhi di queste persone, dei giovani, di esponenti politici, di decine di partiti e movimenti progressisti mondiali che c'erano lì e che ci guardavano e dicevano: ma voi in Italia avete fatto tutto questo? E perché non lo sappiamo? Siamo andati lì a raccontarlo, perché poi chiaramente quello che fa il Movimento 5 Stelle è mediato da Repubblica, che manda le proprie notizie al paese, che le manda in America Latina. Immaginate che intermediazioni, lì direttamente a parlare, a fargli capire che si può fare politica senza soldi, che si possono candidare esclusivamente incensurati, che si può in dentro quei palazzi avere le mani libere di dire tutto quello che abbiamo in cuore e di perseguire un programma. Questa città e questo paese lo tiriamo su non con i nomi Tizio, Caio, Sempronio, ma con un programma, con delle soluzioni che sapete che abbiamo maturato ogni giorno e per le quali stiamo combattendo. E per me è un orgoglio lasciare la parola a Paola, che in questa settimana davvero ha combattuto come pochi. Io vi ringrazio, scusate se ho sbagliato qualche, sono veramente stanco perché poi 7 ore di fuso orario. Vi ringrazio di cuore, viva il Movimento 5 Stelle, e grazie a voi che state qui, santi, Paola Taverna. Buonasera, questo è tutto quello che rimane della mia voce, come avete sentito. All'interno dell'Aula del Senato, io vi prego, ricominciamo da capo, perché è stata una settimana lunga, è stata una settimana difficile che si è conclusa nella maniera con la quale dobbiamo aspettare che si concluderà questa storia della riforma costituzionale. Vi prego, prendetevi la Costituzione, leggete il primo articolo dove c'è scritto che il popolo è sovrano, il popolo in questa Repubblica è sovrano. Io questa cosa vorrei che voi la mattina quando vi svegliate pensate a voi stessi come i padroni della vostra vita, non più schiavi di chi abbiamo reso padrone della nostra vita, perché glielo stiamo consentendo noi, gliel'abbiamo concesso noi di fare tutto questo, come gli abbiamo concesso in quell'aula di guardarci come se fossimo loro di qua e noi di là. Come ti guardano, come vieni trattato, non c'hai diritti. Tu quando vai a chiedere che vengano rispettati quei diritti devi fare tutta un'altra fila. Noi siamo nella stessa identica maniera, al punto tale che hanno pensato addirittura alla stessa aula che ha fatto una legge contro il femminicidio, permette oggi, noi siamo passati da Berlusconi a Barani, gli piace tanto la B a questi, non ho capito perché, forse perché è la stessa B con la quale mimavano un gesto osceno rivolto a donne che stavano contestando una infrazione del regolamento. Io vi rubo 2 minuti per raccontarvela, perché poi le cose vanno stigmatizzate, vanno visto per quello che accade là dentro. Noi stiamo facendo
i senatori, stiamo cercando di difendere una Costituzione. Grasso ha piegato il regolamento a sua discrezione e lo può fare, là dentro ormai si può fare tutto, là dentro ormai non esistono più regole. E parlava un collega, parlava per fatti personali, la senatrice Lezzi, l'amica Lezzi, l'amica Barbara, diceva a Grasso di interromperlo perché non poteva, doveva intervenire in dichiarazione di voto. Queste erano le nostre proteste, questa era la nostra richiesta di rispettare il regolamento. La storia la conoscete, mentre noi chiedevamo che venisse rispettato il regolamento, dall'altra parte venivamo additate come cosa? Cos'ero io in quel momento? Cos'era Barbara in quel momento? Cosa stavamo facendo per accettare che un uomo si rivolgesse a noi nella maniera più... Io, signori, se un uomo in mezzo a una strada fa quello che il signore ha fatto là dentro, io gli do una capocciata in faccia e lo lascio lì per terra. Io da cittadina libera, in mezzo alla strada, se un uomo fa quello, e penso che a qualunque forza dell'ordine io dicessi questa persona sta facendo questo, me dà la mano se gli ho dato una capocciata in faccia, gli ho risparmiato un po' di lavoro. Là dentro lo dobbiamo provare. Avete sentito qualcuno indignarsi di quello che è successo? Le alte cariche, una ci rideva in faccia. La grande carica che era lì, che ha chiesto il rigore assoluto, perché se voi ascoltate anche la sottigliezza di quelle che sono stati poi gli interventi, beh, noi in quell'aula ci agitiamo un po' troppo, no? Facciamo una opposizione dura, un'opposizione politica. Se io sbaglio, il presidente Grasso mi sbatte fuori, come farebbe con un uomo. Ma se io sbaglio, non permetto a nessuno, perché sono una donna, che mi si possa fare quello che ha fatto il signor Barani e il signor Danna. E a chiamarli signori è già fare un complimento. Queste sono le stesse persone, non dimenticate niente, non dimenticate la frustrazione, non dimenticate il dolore, non dimenticate ogni volta che vedete schiacciati i vostri diritti, sono le stesse sensazioni che proviamo noi là dentro. Non permettete che il dolore vi trascini addosso, vi passi per la schiena, tenetelo dentro, qui arriverà il momento, signori, perché c'è un referendum nel quale il popolo sarà sovrano e io voglio essere un portavoce, e quel giorno voglio chiedere al popolo che cosa vuole, se vuole che questa Costituzione sia riscritta dai traghettati sul taxi del signor Verdini. Io sono andata a rileggere le parole di Calamandrei quando diceva: se volete sapere come è stata scritta la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove sono morti i nostri padri, i nostri fratelli, per avere oggi questa carta. Se volete sapere com'è scritta questa Costituzione, andate a leggere le carte della Procura. Verdini è sulle carte della Procura. Barani è su quello che dice Un Giorno da Pecora. A me me vanno bene tutte. Io quando guardo una collega del PD penso: questa me la farei. Questi sono gli uomini che oggi stanno decidendo che il Senato non metterà bocca sui diritti civili. I diritti di uomini e donne. Questi sono coloro che, mentre distruggono la Costituzione, costringono i... Io un giorno ci rimango secca, guarda. Prima di morire io, mi faccio precedere da qualcuno. Questo è poco ma sicuro. Non permettete veramente che la nostra voce, la nostra passione, la nostra voglia di riprenderci un paese, la nostra voglia di uscire là dentro e trovare un paese migliore, perché questo è il concetto. Io quando sto là dentro non penso ai cazzi miei, perché io da lì devo uscire e ritornerò nella vita normale. Tutto quello che di bello avrò fatto me lo ritroverò. Signori, questi da lì non vogliono uscire, che io ne frega di quello che c'è fuori. Loro si sistemano quello che hanno dentro, sempre, ogni giorno. Ogni azione è fatta per rimanere là dentro. E allora dentro al Senato ci mettiamo i consiglieri regionali e i sindaci, la Camera la blindiamo con una maggioranza bulgara, al Presidente del Consiglio diamo i poteri di neanche di un premierato, di più, può fare quello che vuole. E quando può fare quello che vuole, di noi che fa? Se già oggi, che ancora possiamo sperare di avere una carta che dice che siamo un popolo sovrano, quando avranno fatto tutto questo a noi? Di noi,
E per noi che cosa gliene frega? Cosa gliene frega? Ma oggi che paghi le tasse, qualcosa? Oggi che sei un contribuente e ancora puoi dirti popolo sovrano, cosa ti danno? Hai lavoro? Hai l'assistenza medica? Io non ve lo posso dire che cosa stanno facendo sulla sanità. È venuto il ministro Lorenzin a spiegare perché fai tagli. Perché se tu ti fai il colesterolo e stai bene, tu li fai a 5 anni. Anche se l'OMS dice che il valore del colesterolo va controllato i trigliceridi, scusato, ogni anno, e lei ti dice, fatto pure ogni anno, tu lo paghi. Tutte le cose che vi serviranno te le pagherai, perché quando vai dal medico e il medico ha l'appropriatezza o meno dell'esame e se scrive l'esame non appropriato viene multato e il medico ti dice secondo me c'è bisogno di fatte A, B e C, però io ti posso segnare solo la virgola A, B e C, se te lo fa te lo paghi, te paghi tutto. Noi stiamo pagando con il sangue, la nostra vita è diventata, ti svegli la mattina, se sei fortunato che c'è una famiglia che ti porta a fine gli studi, e quando hai finito gli studi, se conosci Tizio, Caio e Sempronio, ti conviene andare in un altro paese, perché lo stanno dicendo adesso. Io